che cosa fate nel vostro centro, che è qua in città a Brescia, eh? Ma sì, è un Esatto. poliambulatorio. Noi teniamo molto al benessere. Noi siamo molto meno eroici di tanti nostri validissimi colleghi, oncologi, gastroenterologi, cardiologi. Noi, una volta che il paziente non rischia la vita, noi vogliamo fargli riguadagnare la qualità Della della vita, vita. E vero? quindi noi a 360 gradi ci occupiamo di qualità della vita. Cioè Fantastico. non solo essere vivi, ma stare bene. Vivere bene nella vita. Alla Terre, infatti con la Terra andiamo d'accordissimo perché lei crede molto in questo, Sì, in moltissimo. questo. Io sono la prima rappresentante. Pronto, buonasera. Buonasera dottoressa, buonasera dottore. Grazie, buonasera. Buonasera. Sono Buonasera Lilli. Lilli. Posso fare due domande al Certo, dottore? prego. Se non Grazie. rispondo io, risponde alla Terre. Va bene. Io e mio marito stiamo facendo una dieta dissociata con tante verdure cotte e crude, magari alla settimana uova, pesce, fagioli, ceci, tutte queste cose qui. E Sì. questa dieta è giusto assumere assieme 2 litri di acqua? È giusto assumere 2 litri di acqua? No, Ha detto 2 litri o solo? 2 litri. Due 2 litri. litri. Dicono tutti di bere 2 litri d'acqua, però mi sembra un po' tanta Tro con cioè, tutte le molte persone fanno verdure, la fatica a frutta che bere. mangiamo. Perché con tutta la frutta che mangiate, intendi, già mangiate tanta Sì, frutta e non avete mi sete in sembra troppo pratica. liquido 2 litri di acqua al giorno, no? Bisogna sforzarsi Sì, in più. allora, a prescindere dal fatto che mangiando molta verdura, già il 50% dell'acqua viene introdotta con la verdura o con la frutta anche. Quindi, cioè, calcoliamo che gli alimenti contengono tanta acqua, specialmente i vegetali. E poi Ecco, io ho sfato sempre il mito dell'acqua. un Ma sì, cioè, non sto a far contare la quantità di acqua. Io dico sempre ai miei pazienti: fate in modo che la pipì sia la più chiara possibile, ok? Sì. Ecco, considerando che dobbiamo partire da, torniamo sempre al vecchio discorso, parlare con un paziente vuol dire anche conoscerlo. Se c'è un Sì, paziente noi che ha delle siamo persiani, problematiche a dir la urinarie verità. o cardiache, è ovvio che l'acqua bisogna Dipende dal paziente, ha bisogna. capito? Sì, ecco, di patologie non ne abbiamo perché facciamo questa Io dieta abbastanza. premetto sempre questo perché non sapendo con chi ho a che fare, non Non si voglio, può generalizzare, non insomma. Ecco, posso assolutamente. Dico soltanto sì. che l'acqua non è obbligatorio prenderne 1 litro, prenderne 2 litri, prenderne 1,5 litri. Quando, e solo quando si ha Quando si ha sete? Ecco, Vediamo, io insomma, dico ecco. magari prevenire la sete, Sì. cioè piccoli sorsettini anche durante il giorno. E poi si ricordi, perché questo capita anche a me, che magari non ho sete, però incomincio, io la bevo a canna, la tengo sotto la scrivania quando sto lavorando, prendo l'acqua e quando inserisco l'acqua in bocca, caspita, sento che mi piace, sento che ne avevo bisogno. Ecco, e allora questo mi dà anche soddisfazione e non so, non le so dire neppure io quanta acqua bevo. Mi Dipende sento da già. quando Non uno c'è desidera una provare misura, anche. insomma. Anche Anche perché io mangio tonnellate di verdure, sì, quindi anche noi. E poi un'altra cosa, io non e mio stia troppo, non marito. stia, signore, il mio consiglio è non stia troppo a guardare le quantità di acqua. Va bene, d'accordo. Un altro, posso fare un'altra domanda? Prego. Siamo qui apposta. Io e mio marito la mattina camminiamo per 2 ore. D'estate poi andiamo anche in bici e così. Noi che siamo un po' anziani, va bene camminare? Eh beh, sì. Assolutamente sì, diciamo che la camminata E la bicicletta ha detto. ecco, la camminata è. Io, guarda, io sono innamorato specialmente per gli anziani, del nuoto, ok? Del nuoto perché il nuoto ha tantissime caratteristiche molto positive. Nell'anziano una delle più importanti è proprio il fatto che non caricano troppo gli anziani Le magari sulle gambe? caviglie, sulle rotule, così che certe volte sono un po' delicate nell'anziano e camminando sull'asfalto possono Sì, subire dei microtraumatismi, però
Stiamo parlando di camminate anche superiori all'ora. Normali, normali, Ecco, non è che si corre però così 2 ore normali. camminate è Se buono. parliamo di camminate normali, magari fatte in campagna, magari fatte in uno Sì, nei sterrato, parchi, così. allora faccia quello che vuole, signora. Stia attenta, se sente dei dolori alle caviglie, sente dei dolori alle articolazioni degli arti Sì. È inferiori, ecco, meglio fermarsi. si Va ricordi che. bene, vi ringrazio. Grazie a lei, grazie a Grazie, te. buonasera. Grazie a lei, grazie a lei, Grazie mille, signora. buona serata, grazie.